Un saluto ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ennesimo appuntamento con la nostra emittente dopo tanti special dedicati ad allenatori, giocatori, addetti ai lavori, giornalisti. Torna Chiacchiere da Basket, torna il consueto appuntamento a cura della nostra redazione giornalistica dedicato al punto sulla situazione del basket nazionale e anche di quello campano. Torna l'appuntamento con la nostra redazione giornalistica, torna l'appuntamento con Andrea Espa a salutare in diretta con la nostra redazione, la redazione di Pianeta Basket TV. Eccolo qui, Andrea. Ciao Andrea, come stai? Ciao, Tutto ciao. bene? Buon pomeriggio a tutti. Quindi appuntamento con la redazione di Pianeta Basket TV che ritorna dopo una quindicina di giorni che non, diciamo, siamo insieme a commentare le vicende del basket nazionale e campano, poi in particolare ti vedo sempre più pimpante, bella, bel pizzetto, bei capelli, insomma. Invece a me, purtroppo, ormai tutto il resto è soltanto un ricordo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questi aspetti fisionomici, direbbe qualcuno. Concentriamoci invece con quel che ci interessa di più e col basket, con tutto quello che è successo nel basket negli ultimi giorni. Parleremo naturalmente a livello nazionale, di Consiglio federale, di riposizionamento. Siamo vicini al 15 giugno, di iscrizione ai campionati entro il 31 luglio e anche di questa nuova data che è emersa adesso per la cessione dei titoli il 20 luglio. Quindi parleremo di tante cose del Consiglio federale, parleremo anche dei campionati di Serie A, di A2 e di B e poi naturalmente ampio spazio al mercato delle squadre campane di Serie A, di A2 in questo caso, e di Serie B. Quindi Andrea, andiamo Certo. subito a parlare di quel che più ci interessa. Andiamo subito a parlare quindi del Consiglio federale che Del di ieri. ha posto delle altre pietre miliari, credo, per il futuro del basket italiano, perché è deciso di ridurre ulteriormente le tasse gara del 20%, quindi arrivano più soldi nelle casse delle varie società, e poi si è deciso finalmente di far sì che se una squadra, o meglio, se un sodalizio, se un club decidesse di autoretrocedersi in A2, conserverebbe il titolo sportivo. Quindi si è creato una sorta di lodo, di nuovo lodo, lodo città, qualcuno l'ha chiamato, che assicura praticamente a un club che decidesse nelle prossime ore, nei prossimi giorni, entro il 15 giugno, di autoretrocedersi, di conservare comunque il titolo sportivo nella serie inferiore, cioè in Serie A2. Queste sono state le Esatto. due principali decisioni di un Consiglio federale, direi abbastanza interlocutorio, in attesa dei prossimi, che saranno sicuramente più indicativi di quando riprenderà la stagione, di quante squadre ci saranno in Serie A, di quante squadre ci saranno in A2, della Serie B, dei gironi. Insomma, io credo che man mano si vada avanti verso l'estate, i consigli federali si fanno più interessanti dal punto di vista delle Certo. decisioni, diventano più fondamentali dal punto di vista delle decisioni, in attesa della stagione che ormai, tranne, diciamo, rivolgimenti e atteggiamenti, o meglio, eventi nefasti, dovrebbero appunto, Speriamo di dovrebbe riprendere ufficialmente alla fine di agosto, al principio di settembre, con le Supercoppa nelle due principali serie, cioè in Serie A, in A2, Supercoppa allargata con formula, insomma, da riprendere probabilmente a porte chiuse. Anche se ti dico sinceramente che probabilmente, vista l'evoluzione positiva della pandemia che stiamo vivendo in questi giorni, con molte regioni ormai a casi zero, a positività zero, si può anche sperare magari da metà settembre di rivedere, con tutte le precauzioni, con un contingentamento, con quant'altro, diciamo, la gente nuovamente nei palazzetti. Allora, facciamo il punto della questo situazione: lo auguro. Consiglio federale e quant'altro, Certo. poi parliamo della Serie A, di club che si possono iscrivere, club che possono confermare. Prego, a te la parola. Certo, hai fatto un'ottima presentazione, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio federale. Hai citato già questo lodo salva città, l'hanno ribattezzato subito prontamente così, questo secondo lodo Petrucci. Appunto, che mira al mantenimento del titolo sportivo nella città, a prescindere da eventuali riposizionamenti e richieste di autoretrocessione.
Questo logicamente comporta il mantenimento di città importanti nonostante le crisi. Mi viene in mente subito Roma con la dipartita di Toti, che anche se quello può essere un discorso a parte. Per quanto riguarda poi le altre date, hai detto benissimo tu, quella del 20 luglio, che è tra virgolette sorta soltanto ultimamente, ovvero il termine ultimo per appunto la cessione dei titoli sportivi. Tu sai meglio di me che in queste settimane il mercato dei titoli sportivi è in fermento, anche se Si le parla ufficialità trattative finora concluse. Esatto, già si anche parla di se trattative concluse. Per quanto riguarda la cessione del titolo di Montegranaro e soprattutto la cessione esatto. del titolo di Roseto e poi due o tre titoli in Serie B con Catanzaro che tornerebbe nel campionato cadetto insieme con Taranto che tornerebbe anch'essa nel Esatto. campionato cadetto. Però in A2 si Il parla Cusciutano. dell'acquisizione. Esatto, le acquisizioni dei titoli di Montegranaro e di Roseto da parte praticamente di Chieti e della Stella Azzurra. Esatto. Esatto. Allora, La comunque, trattativa sembra ormai in dirittura d'arrivo, sembra ormai già ufficiale, e questa ulteriore data, questo ulteriore chiarimento, logicamente fornirà un assist a tutte quelle trattative ancora in corso d'opera. assolutamente. Quindi, due decisioni importanti praticamente dal Consiglio federale: la riduzione delle tasse gara dell'ulteriore 20% e poi soprattutto questo lodo città che probabilmente salverà molte società o dalla scomparsa o dall'essere costretti a cedere il titolo, a vendere il titolo in corso del campionato che hanno vissuto nella scorsa stagione. Insomma, quindi due decisioni importanti, Esatto. ne arriveranno sicuramente altre più in là, ma mi pare insomma che la strada sia segnata, sia disegnata verso un indirizzo chiaro. Soprattutto quello di riprendere il più presto possibile a fare basket. Adesso saprete anche, Assolutamente. saprai anche delle polemiche sulle mascherine, queste fantomatiche mascherine da usare d'estate nei tornei di 3 contro 3. Qualcuno è favorevole, qualcuno un po' meno. Certamente credo che l'attività sportiva del basket non possa riprendere a settembre con le mascherine, non credo proprio. Poi vedremo, insomma, anche l'Istituto Superiore di Sanità e gli esperti cosa consiglieranno. È stato appunto affidato lo studio all'Università di Torino da parte della FIP per studiare Esatto. le migliori condizioni per la ripresa dell'attività agonistica, degli allenamenti dell'attività agonistica. Vedremo insomma come andrà a finire. Adesso concentriamoci sulla Serie A. Serie A abbiamo praticamente sentito nelle ultime settimane di Pistoia e Pesaro soprattutto. Che avrebbero qualche dubbio sulla partecipazione al prossimo campionato di Serie A e potrebbero chiedere entro il prossimo 15 giugno il riposizionamento in un campionato inferiore, cioè in Serie A2. A questo si è aggiunta anche praticamente la questione Roma con il paventato cambio di proprietà, che qualcuno dà per certo, qualcun altro un po' meno. E poi c'è una quarta questione che riguarda Cremona, che però pare negli ultimi giorni abbia deciso comunque, anche se con un budget ridotto, di partecipare al campionato di Serie A. Quindi rimane sempre nel limbo la questione Torino. Saprete, insomma, e sapranno i nostri telespettatori che se appunto la Serie A sarà al numero dispari come numero di iscrizioni di squadre, Torino automaticamente sarà promossa nel campionato maggiore. Esatto. Ma se ciò non si dovesse verificare, che cosa succede? Beh, innanzitutto io parto dalla presenza di Torino in Serie A ormai certa, perché anche nella lontanissima ipotesi dovessero essere riconfermate tutte le iscrizioni, comunque ci fermiamo al 17° posto. Quindi la salita di Torino per completare la parità delle iscrizioni è automatica, penso a prescindere dalle altre problematiche. Le quattro realtà che hai citato tu, Pistoia, Pesaro, Cremona e Roma, secondo me devono essere divise in due costole, quelle di Pesaro e di Pistoia, che hanno aperto anche ad una discesa in A2, mentre nelle ultime voci Cremona sembrerebbe essere un po' estranea a questo discorso, perché si sono fatti anche nomi di allenatori seri, importanti per ricostruire una Cremona post Sacchetti, quindi questo discorso va un po' a cozzare con un'ottica di ridimensionamento collettivo della società.
mentre la Virtus Roma, con la dipartita di Toti, ormai la lettera scritta aperta di qualche settimana fa, ormai credo un mese fa, ha dato una sorta di out-out. O sarà Serie A con una nuova proprietà, o difficilmente vedremo Roma di nuovo in A2. Non so il tuo pensiero al riguardo, però Assolutamente. Pistoia è un'altra realtà che ha preso tempo, sin dal primo momento non si è mai esposta pubblicamente come fatto da Pesaro, ad esempio. Pesaro ha parlato chiaramente con la dirigenza, col presidente Ario Costa. Il budget attuale di Pesaro non permette una Serie A, quindi si va quasi sempre più verso una discesa in A2 per la VL. Mentre Pistoia ha preso tempo, stanno cercando di allargare un po' il portafoglio societario e vedremo un po' nelle prossime settimane. Vabbè, il 15 sarà praticamente lo spartiacque, vedremo e sapremo della Serie A come sarà composta, se ci sarà il ripescaggio di Torino, addirittura il ripescaggio di qualche altra società, che poi sarà un po' difficile da scegliere, con che criteri si potrà scegliere, questo lo staremo a vedere. Comunque il 15 per la Serie A è un po' un bivio, uno spartiacque per capire che cosa succederà. Assolutamente. Esatto, anche, ricordo che anche entro il 30 giugno bisogna dare per le squadre di Serie A una certezza di fideiussione o comunque di iscrizione, che sarà poi completata in itinere entro il 31 luglio, però per quanto riguarda soprattutto le società di Serie A, che sono le uniche professionistiche, lo ricordiamo, nel basket nazionale, diciamo gli step sono abbastanza già definiti. Passiamo invece alla Serie A2. Serie A2 si vocifera, a parte la compravendita di titoli di cui abbiamo accennato qualche minuto fa, si parla di 5-6 società in pericolo di iscrizione che potrebbero richiedere alcune riposizionamento, come pare Imola nel campionato di Serie B, ed altre addirittura o cedere il titolo o addirittura chiedere la non partecipazione al campionato di Serie A2. Campionato di Serie A2 che sarà sempre particolarmente interessante, dovrebbe avere ancora, spero, due promozioni e dovrebbe anche vedere il capitolo ripescaggi dalla Serie B concretizzarsi, con alcune voci che continuano a sostenere che qualche società potrebbe richiedere il ripescaggio nella categoria superiore, società di serie B in serie A2. Vedremo insomma quali saranno i dettami anche in questo campionato che si presenta come sempre abbastanza competitivo e si presenta con molte squadre ambiziose. Vedremo anche insomma che tipologia di allineamento ci sarà. Credo che Udine, Verona e poi anche altre come Tortona, Napoli, Scafati e qualche altra si presenteranno con ambizioni sicuramente in questo campionato di Serie A2. Vedremo insomma poi se ci sarà qualche altra società che allestirà un roster importante. Comunque anche il campionato di Serie A2, così come quello di Serie B, che dovrebbe essere ridisegnato se ci saranno tutte le paventate rinunce in tre gironi. Vedremo insomma che morfologia avranno e soprattutto vedremo dopo il 15 giugno e dopo il 20 luglio e il 31 luglio chi sarà a partecipare a questi campionati, a quello di Serie A2 e quello di Serie B. Esattamente. Hai fatto un ottimo incipit anche questa volta. Soprattutto io mi concentrerei sui numeri che abbiamo in mano. Logicamente sono numeri fonti di frutto di rumors, quindi devono essere sempre prese con le molle. Hai detto benissimo, ci sono almeno, e mi tengo basso, almeno quattro realtà di A2 in crisi, ma in crisi, una crisi che si deve trasformare o in un riassetto che permetterà poi l'iscrizione e quindi l'azzeramento dei problemi economici, o un riposizionamento, in questo caso in Serie B, o come hai detto tu, la non iscrizione. Al fronte di queste quattro realtà, e ripeto, mi tengo basso, ne potremmo mettere almeno un altro paio. Dalla Serie B sembra essere, a parte l'abbiamo già citata, Chieti, che sembra aver concluso l'accordo con Montegranaro per il passaggio di titolo. Soltanto Cento sembrerebbe dalla Serie B disposta e pronta economicamente al salto in A2. Quindi mi aiuterai ancora tu a dire quattro in crisi, dall'altra parte soltanto una pronta, certa di voler fare il salto. C'è un problema di numeri non indifferente in A2.
Ma vediamo, insomma, si vocifera che il campionato di Serie A sarà o a 16 o a 18 squadre. Si vocifera che il campionato di Serie 2 sarà a 24 squadre. Vedremo, insomma, se queste previsioni poi, ripeto, con queste tre scadenze importanti, il 15 giugno, il 20 luglio e poi anche il 31 luglio. Quindi attenzione, bisogna attendere tutte queste tre date, attendere questi tre periodi, tra l'altro diversi, perché potrebbe cambiare qualcosa tra il 15 giugno e il 20 luglio. Per molte Certo. società potrebbe cambiare qualcosa tra il 20 luglio e il 31 luglio per altre. Quindi ci apprestiamo a vivere un'estate, speriamo non tanto calda dal punto di vista atmosferico, visti anche gli ultimi repentini cambiamenti atmosferici, ma soprattutto mo molto calda dal punto di vista delle iscrizioni delle squadre e la partecipazione ai campionati. Ripeto, dagli ultimi rumors sappiamo 16 o 18 squadre in Serie A, 24 in A2 e 3 gironi di Serie B. Vedremo, insomma, se questa morfologia, se questa identità, se queste supposizioni poi verranno logicamente rispettate dai fatti e da quel che potrà succedere. Adesso l'ultima parte del nostro programma, del nostro appuntamento con chiacchiere da basket, è dedicata al mercato di campano, di Serie A2 e di Serie B in particolare, che è molto effervescente in questo periodo. Un breve incipit invece lo facciamo sui campionati giovanili. Pare che sia stata abbandonata l'idea della Junior League, si farà il campionato Under 20 di eccellenza e quindi pare che anche nel settore giovanile poi fondamentalmente non ci sarà nessuna novità. Vedremo insomma quali saranno gli sviluppi anche per quanto riguarda i campionati giovanili e soprattutto per quanto riguarda il basket giovanile. Vedremo se alcune idee raccolte a maggio avranno poi seguito nell'estate o se saranno state soltanto delle idee e poi praticamente si continuerà con i campionati con cui si andava avanti fino a marzo, A insomma. qualche tempo fa. Andiamo. Allora, andiamo con la Campania. Allora, qui ci divertiamo perché ci sono tante notizie, soprattutto in Serie A2, direi, perché come sappiamo il mercato di Serie B segue quello di A2. Quindi se Certo. quello di A2 non esaurisce, diciamo, i numeri, quello di Serie Esatto. B stenta a decollare. Quindi ne abbiamo di più sicuramente per quanto riguarda la Serie A2. Allora, per quanto riguarda la Serie A2, le tre squadre campane si muovono in modi diversi. Allora, Napoli, sempre molto ambiziosa, ha confermato Monaldi, Sandri e il giovane Erkma. Arriveranno sicuramente Marini, che è un bel giocatore, un giocatore che può giocare in tre ruoli, una delle sorprese degli ultimi due tornei di Serie A2, un giocatore molto, molto polivalente e utile. Marini che è stato a Forlì ultimamente, e arriverà anche Eric Lombardi, che invece è un pallino di Pino Sacripanti, Disaggregante. che è stato invece come sempre confermato anche per la sua seconda stagione, anche se non si può parlare di seconda stagione, perché praticamente Pino Sacripanti è stato 2 mesi e mezzo a Napoli ad allenare. Diciamo, proseguirà il suo contratto con Napoli e quindi ha chiesto di avere Eric Lombardi. Eric Lombardi arriverà. Eric Lombardi, che però è reduce da una stagione a Biella non di grandissimo spessore, però Una giocatore atletico. stagione. Gli è servito personalmente per riprendere da un infortunio gravissimo che ha subito, se non erro, 3 anni fa al tendine d'Achille. Quindi Esatto, 2 anni fa. la stagione a Biella è stata una stagione di rodaggio che comunque gli ha permesso di giocare a Biella in una realtà che nel girone Ovest è sempre stata di medio-alto livello e a Napoli cercherà di continuare il suo discorso di crescita. Esatto, è un'ala. Allora, ricapitolando, Monaldi, Sandri, Erkma, poi Marini e Lombardi. Poi c'è il capitolo di Annuzzi, trattativa ancora in corso, prettamente di carattere economico, credo, che dovrà esaurirsi entro la prossima settimana o entro i prossimi 10 giorni, altrimenti Napoli cambierà indirizzo. Gli statunitensi dovrebbero essere un esterno, un play guardia, però poi c'è il discorso di Iannuzzi. Se Iannuzzi viene confermato nel roster partenopeo, l'americano potrebbe, lo statunitense potrebbe essere un'ala forte, altrimenti se Iannuzzi non viene confermato potrebbe essere anche un pivot. Poi si cerca un secondo play e si completerà poi l'organico con qualche altro giocatore. Quindi, in grosso modo, Napoli ha già un disegno di squadra ben delineato, così come lo ha Scafati, perché Scafati Esatto.
Ha confermato quattro giocatori, Markovic, contento, Rossato e Portannese. Ne ha aggiunti altri due importanti per la categoria, che sono Valerio Cucci, che veniva da Montegranaro e che ha disputato due buone stagioni, lo ricordiamo anche i campionati universitari, l'Università a Napoli, come uno dei protagonisti della non eccezionale così. Cavalcata italiana. Cavalcata italiana, però Valerio Cucci è stato uno dei protagonisti, è un buon giocatore secondo me, soprattutto per la Serie A2. E poi c'è un giocatore esperto che è stato aggiunto, che è Luigi Sergio, altro giocatore di categoria. Quindi poi Scafati deve aggiungere a questo un esterno. Gli ultimi rumors danno per interesse per Musso, ma anche per un giocatore che ti piace molto, Bossi, che potrebbe essere un'idea per Scafati. In alternativa c'è Bonacini, e poi Scafati annuncerà a brevissimo un under che è Sabatino, e potrebbe annunciare anche un altro under che è un bielorusso. Quindi Napoli e Scafati si muovono molto bene, sono molto attive. Napoli logicamente comincerà ad annunciare i giocatori credo la settimana prossima, dopo che annuncerà logicamente di aver anche transato e concluso la stagione precedente. Scafati già Esatto. l'ho fatto, quindi è un po' più avanti con gli annunci. Dopo quello di Finelli sono arrivati quelli di Cucci e di E Sergio. di Sergio. Arriverà l'annuncio anche di questo under Sabatino e di qualche altro giocatore, credo entro una settimana, 10 giorni. Scafati ama fare le squadre subito. Longobardi ha già degli obiettivi precisi. Su Musso e Bossi te la do lì come idea, vedremo che cosa succederà. Poi È c'è una scelta molto importante quella tra Musso e Bossi, perché sono due giocatori molto forti nei propri ruoli. Perché, mi spiego meglio, se la scelta di Scafati ricadrà su un play completo, un play col radar, capace di mettere in gioco tutta la squadra come Bossi, a questo punto all'americano sarà giocoforza una guardia con punti nelle mani. Viceversa, se si dovesse scegliere su un profilo come quello di Bernardo Musso, l'americano dovrà essere un play, quindi è una scelta molto importante per la costruzione del team. Così come Napoli, anche Scafati avrà un esterno e un interno come statunitensi. Quindi credo grosso modo che Napoli e Scafati completeranno le loro squadre entro l'inizio di luglio, entro i primi 10 giorni di luglio. Le ultime due scelte saranno, come sempre capita, gli americani. Come sempre capita. Sacripanti, per esempio, è un amante di giocatori perimetrali che abbiano testa, ma anche punti nelle mani, quindi sceglierà un play guardia con punti nelle mani, una guardia con punti nelle mani. Sotto canestro vuole un giocatore che aiuti, o un pivot, ripeto, a seconda della scelta di Iannuzzi, o un pivot o un'ala pivot. Stesso discorso credo che per Finelli, a Scafati, un esterno e un giocatore dell'area pitturata, si dice, così si dice. Esatto. Quindi Napoli e Scafati hanno già le idee chiare. Per quanto riguarda Caserta, ci aspettavamo qualcosa, devo dirti sinceramente, nella giornata nella quale stiamo registrando, perché ci doveva essere la giornata degli annunci da parte della nuova proprietà, di un direttore sportivo, un general manager o anche di un allenatore. Tutto ciò non è arrivato, caro Andrea. È arrivata soltanto la certezza che con la nuova proprietà che fa capo a Nicola D'Andrea e poi ad altri sponsor e imprenditori, Caserta farà la Serie A2 nella prossima stagione. Dovrà risolvere prima delle pendenze economiche, oltre all'iscrizione al campionato. Ci sono dei BAT, cioè ormai dei lodi internazionali andati Ad ormai in esecuzione, accumularsi nel tempo. quindi si parla grosso modo di 300.000 euro da tirar fuori. D'Andrea ha garantito che farà queste operazioni, e poi entro una settimana, 10 giorni, dovrebbe annunciare il nuovo general manager, direttore sportivo e anche allenatore. Per l'allenatore, molti spingono per Gennaro Di Carlo, che tra l'altro è un casertano, che potrebbe tornare nella sua caserta ad allenare. Per quanto riguarda il general manager e direttore sportivo, ti dico sinceramente, non ho idee certe. Si era parlato di Pino Corvo, ma Pino Corvo ha assolutamente detto che c'è stato soltanto un contatto tra lui e Caserta, quindi credo
che Pino, la mia opinione è che Pino Corvo rimanga a Salerno da Renzullo, poi con la Virtus Arechisaena. Poi tutto è possibile, può essere la prossima settimana le cose si evolvono, però credo che Pino Corvo rimanga a Salerno. Quindi c'è da scegliere un general manager o direttore sportivo, quello che fa la squadra praticamente, insieme con l'allenatore, fanno la squadra. Quindi a Caserta è un passo indietro rispetto a Napoli e a Scafati, però conta probabilmente di recuperare con una serie di annunci a breve. Per quanto riguarda i giocatori, si parla della conferma di Hassan e di Paci e forse quella di Giuri, che però è un giocatore, insomma, dall'ingaggio abbastanza alto, quindi bisogna vedere la nuova proprietà che Giuri ritengono. è stato il leader massimo di Caserta l'anno scorso ed è un giocatore che ha fatto benissimo ed ha attirato l'attenzione di molte squadre importanti di A2. Assolutamente. Allora, ricapitolando, Napoli confermati, Monaldi, Sandri ed Erkma, in arrivo Marini e Lombardi, e poi due giocatori americani e un altro giocatore perimetrale. Poi si vedrà come completare la squadra, logicamente con giocatori più giovani. Scafati, allora, i quattro confermati, Markovic contento, Rossato e Portanese. Poi sono già arrivati Cucci e Sergio. Arriverà un esterno? Bossi, Musso, Bonacini, e poi arriverà anche un lungo. Molti dicono, i rumors di mercato, che nel mirino è Benvenuti, ex Forlì, giocatore che non ha disputato un grande campionato a Forlì, però è un giocatore, un lungo italiano di buonissimo spessore, che potrebbe arrivare alla corte di Scafati. Caserta, abbiamo detto, nuova proprietà, D'Andrea ha fatto un discorso, ha detto faremo sicuramente la 2. Proveremo naturalmente a tappare tutti i buchi e le falle dei crediti e poi faremo sicuramente ottime cose. Vedremo. Caserta, ripeto, è un passo indietro rispetto a Scafati e Napoli, però credo che Certo. insomma, con l'entusiasmo che ho visto, si recupererà facilmente. Caserta è una piazza storica di grande entusiasmo, quindi credo che faranno bene anche loro. Per quanto riguarda la Serie B, non ci sono grandi novità, Andrea, sinceramente, a parte Sant'Antimo, che lavora molto bene con Coach Enzo Patrizio confermato, con i due Sergio e Carnovali, Pietro Emiliari. Si parla di un ritorno a Sant'Antimo di un Beniamino, un giocatore che è cresciuto praticamente a Sant'Antimo, che è Carlo Cantone. Dri potrebbe essere un'idea, come potrebbe essere un'idea anche la conferma di Nando Smorra. E quindi Sant'Antimo è quella, insomma, che fa muovere, che fa più mercato in questo momento. Salerno credo rimanga Pino Corvo, stanno già pensando a fare la squadra con Patron Renzullo, quindi Pozzuoli rimane sicuramente, la Virtus Pozzuoli rimane sicuramente Gentile, rimarrà qualche giocatore della scorsa stagione. Credo che Rico sarà ancora il portabandiera puteolano per un'altra stagione. Poi c'è il capitolo Avellino. Esatto. Su Avellino, sinceramente, caro Andrea, non so cosa dirti perché la situazione è in fieri. Ho sentito un paio di giorni fa nuovamente di riparlare un acquisto di titolo superiore, però bisogna vedere la questione Scandone, come va a evolversi. Saprete che Esatto. la Scandone è appesantita da una serie di Di debiti. zavorre non indifferenti. Si parla. Avellino è una piazza altrettanto entusiasta, vorrebbe fare la 2, non so sinceramente come andrà a finire. C'è questa nuova realtà della pallacanestro Avellino che pare dagli ultimi rumors che ho sentito, però farà campionati minori e campionati giovanili. Avellino rimane un po' un punto interrogativo, credo che per la fine di giugno anche ad Avellino si abbiano le idee probabilmente più chiare. Tanto c'è tempo, fino al 20 luglio si può tentare di fare il salto superiore. O quantomeno si parlava di un allungamento del contratto con Di Gennaro, Sì, che poi sembra essere stato messo in stand-by. con De Gennaro, però ti dico sinceramente, negli ultimi giorni non se ne parla più, quindi non so cosa succederà. Potrebbe anche che Avellino tiri fuori, la Scandone tiri fuori il colpo a sorpresa, sai. Assolutamente. Sai, quando si è in silenzio per un po' di tempo, probabilmente qualcosa bolle in pentola, è sempre capitato così. Se tu vuoi aggiungere a quanto ho detto qualche altra cosa.
Ma guarda Paolo, io chiuderei giusto con una raffica di alcuni movimenti di mercato di Serie A e poi ci salutiamo. Va bene, ok, le pillole allora. Esatto, le pillole di Serie A. Iniziamo con la conferma di Pecchi a Cantù con un altro annuale, quindi diciamo che Andrea Pecchi rimane a Cantù e rimanda di 12 mesi il salto verso lidi un pizzico più importanti. Per quanto riguarda poi invece l'altra ufficialità di ieri è quella di Amedeo Testituri, no? Il Tex, il nuovo centro della nazionale che ha firmato insieme ad Ali Begovic 7 giorni fa per la Virtus Bologna. Per quanto riguarda le ultime voci, sembrerebbe Sassari vicina ad una doppia ufficialità, quella di Vasa Pusica e di Jason Barnell. Jason Barnell, guardia con molti punti nelle mani, che l'anno scorso è stata un po' la sorpresa a Cantù. Poi Milano, logicamente, dopo gli arrivi di Heinz e di Malcolm Delaney da Barcellona, sta un po' sondando il mercato. Si parla di un 4 in alternativa, la presenza di Luigi D'Atome che sembrerebbe in uscita dal Fenerbahce. Bene, allora abbiamo concordato anche con queste piccole pillole di mercato, come vogliamo definirle. Abbiamo concordato la nostra discussione. Credo che abbiamo trattato tutti gli argomenti importanti. Abbiamo parlato prima del Consiglio federale, poi delle ultime scadenze importanti per il basket. Abbiamo parlato della Serie A, della A2, della B, come saranno, come vorranno essere. Abbiamo parlato di mercato campano soprattutto, e poi abbiamo parlato anche di mercato a livello nazionale. Quindi Andrea, ricordiamo come sempre tutte le nostre numerose iniziative, ricordiamo che riprenderà la prossima settimana quasi sicuramente anche l'appuntamento personale con gli special di Pianeta Basket TV, avremo ancora allenatori, giocatori e quant'altro ai nostri microfoni per Pianeta Basket TV, ma continua giornalmente o ogni 2 giorni gli aggiornamenti della redazione a cura di Andrea Esposito sul mercato e su tutte le notizie. Poi abbiamo le nostre pagine, insomma, lascio a te ricordare tutto, poi ci salutiamo perché abbiamo quasi sforato il tempo a nostra disposizione. Ricordiamo le nostre pagine Facebook, Pianeta Basket TV, la web TV del basket campano, il nostro profilo Instagram ufficiale Pianeta Basket TV e il nostro canale YouTube. Ricordiamo Bravissimo. appunto, come hai detto tu, i nostri post ormai quasi giornalieri su tutte le novità, partendo dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie B con un particolare interesse alle realtà campane. E detto ciò, non mi resta che salutarti e darti appuntamento appunto a settimana prossima con le tue interviste. Esatto, noi con Chiacchiere da Basket credo che torneremo dopo il 15 giugno, quando sapremo, insomma, avremo qualche notizia in più sul riposizionamento in Serie A e in A2 e anche qualche notizia in più concreta di mercato. Quindi appuntamento a dopo il 15 giugno con Chiacchiere da Basket. Intanto vi terremo compagnia con i nostri special e le nostre notizie. Pianeta Basket TV, una bella realtà che sta crescendo di giorno in giorno, di questo siamo particolarmente contenti. Un grazie anche alle TV che ci promozionano sul digitale terrestre, le ringraziamo. Perché andiamo anche quotidianamente sul digitale terrestre. Grazie a tutti, buona serata da parte di Paolo Amalfi e Andrea Esposito. Alla prossima con Chiacchiere da Basket. Ciao Andrea! Ciao!